L'ultimo compleanno è un giallo edito da Fratelli Frilli Editori e la vicenda principale è la scomparsa di un bambino di 7 anni. Attorno a questa vicenda si snodano le indagini condotte da un maresciallo e un capitano dei carabinieri, che vengono affiancati da una giovane freelance, che diciamo è la protagonista del romanzo. Accanto all'indagine vera e propria c'è la vita privata della protagonista, che è abbastanza complicata. Ha una figlia, un rapporto difficile con la madre e un interesse verso una persona. Ad esempio il precariato, la violenza sulle donne, sui minori, sono tematiche molto attuali che secondo me possono essere sentite dalla maggior parte delle persone e sono state si intrecciano con l'indagine principale, quindi la protagonista si trova appunto combattuta tra un rapporto con la madre molto difficoltoso, gli sbagli che quest'ultima ha commesso e che lei cerca di non ripetere, e soprattutto con la figlia. E diciamo che viene anche trattata la violenza proprio sui bambini, in quanto fin dalle prime pagine si capisce che un personaggio, quando era bambino, ha subito degli abusi, delle violenze. Lo scopo di tutto questo è stato ed è quello di affrontare temi che possano far nascere delle riflessioni, non di sicuro dare risposte. La scelta di così incentrarlo su bambini è nata anche perché avendo comunque due figli, ho pensato anche a loro, nel senso, se succedesse un qualcosa di brutto a loro, che cosa proverei, come mi sentirei? Gialli in genere, non, gialli noir non sono leggeri, bisogna anche considerare che è tutto inventato, è fantasia, quindi la leggerezza sta poi in quello, nel senso, se trattano temi forti, sì, magari scene comunque di un certo spessore, ma pur sempre di fantasia, quindi leggerle in un romanzo va bene, leggerle in un quotidiano sicuramente peggio.